A 2 mesi esatti dall'assegnazione delle deleghe, l'assessore alle attività produttive di Ortona, la signora Maria D'Alessandro, può tracciare un primo bilancio di che cosa è stato sinora fatto e di che cosa bisogna fare per rilanciare appunto il settore di sua pertinenza. E in questi 2 mesi di attività ci siamo interessati prima di tutto di rivitalizzare il mercato cittadino, mettendo in atto una nuova proposta per quanto riguarda la riorganizzazione del mercato cittadino, dando una nuova offerta e attraverso l'ascolto dei commercianti e degli ambulanti, proponendo anche delle nuove location che andremo ad individuare nei mesi prossimi. 2 mesi sono pochi per poter parlare del rilancio dell'economia ortonese e dei problemi legati allo sviluppo, alla crisi occupazionale. Intanto l'amministrazione di Ortona ha riallacciato i rapporti con la Samputensili, storico stabilimento ortonese che ha chiuso l'anno scorso. E abbiamo ricontattato i vertici dell'azienda per chiedere loro di riaprire ed eventualmente rioccupare lo stabilimento ortonese anche dedicandole ad altre attività. E questo è stato un primo contatto dove si sono aperti, diciamo, degli spiragli che nei prossimi mesi potrebbero dare luogo a delle nuove proposte. E abbiamo intenzione di ricontattare anche l'ENI per vedere se ci sono da parte loro se c'è la volontà di riproporre la sede ortonese che hanno lasciato, di riconvertirla dedicandola al settore dell'energia alternativa. Questi i primi contatti che noi abbiamo avuto. Proprio invece nel pratico, per rivitalizzare, per dare una risistemata alla zona industriale di Ortona, riapriremo a giorni il depuratore, così che è stato chiuso negli ultimi anni, depuratore la cui gestione è affidata alla Sasi, ma che è stata praticamente tenuta chiusa dal Consorzio Industriale Val Pescara, che come sappiamo è in crisi anch'esso. Un ulteriore atto che questa nuova amministrazione farà per il rilancio, per tentare di rilanciare l'economia, è quella che abbiamo redatto un documento che presenteremo nei prossimi giorni alla Regione Abruzzo per fare in modo che la Regione Abruzzo dichiari questa zona, la zona del Chietino Ortonese, area di crisi, perché la zona industriale del Chietino Ortonese era supportata anche in passato dal patto territoriale, il patto di programmazione territoriale Chietino Ortonese, che invece l'abbiamo visto, diciamo, chiudere nell'ultimo periodo. Noi con il tentativo di questo documento vogliamo sensibilizzare la Regione Abruzzo a mantenere gli impegni economici che aveva precedentemente assunto con l'amministrazione comunale riguardo ai fondi FAS dedicati per il porto. E a proposito appunto del porto, che è sempre stata un po' croce e delizia del nostro territorio, della nostra città, noi ci auspichiamo che la Regione appunto lasci invariate le somme dedicate, destinate al completamento del porto di Ortona, perché il porto di Ortona deve ancora avere quello slancio e quello sviluppo sia a livello commerciale che a livello turistico a cui questa amministrazione punta. Infatti, a tal proposito, abbiamo riaperto i lavori per il completamento della bretella che si concluderà entro quest'anno, la bretella di collegamento tra l'uscita del casello autostradale A14 e il porto di Ortona. Questo collegamento sarà, diciamo, la prova e la dimostrazione che noi faremo del nostro meglio per mettere a disposizione dell'area industriale ortonese e non solo, ma anche della Val di Sangro, metteremo a disposizione tutte le strutture necessarie per poter usufruire del porto di Ortona come porto commerciale della Regione Abruzzo. Ma la vocazione di questo porto, secondo questa amministrazione, non deve essere limitata al solo aspetto commerciale. Intendiamo, diciamo, attraverso il piano regolatore portuale che deve essere ancora approvato, attraverso questo strumento intendiamo ricavare un'area all'interno del porto stesso dedicata al diporto. E a questo proposito abbiamo recentemente fatto un incontro organizzato dalla Confindustria di Chieti e dalla sezione trasporto, un incontro dove sono emerse le reali possibilità di sviluppo
della parte turistica del nostro porto, dedicando un'area attrezzata al diporto di lusso, mettendo in pratica quella che è il progetto della famiglia Luise, che a Napoli è una famiglia di grandi imprenditori del diportismo di lusso. Questa darebbe una nuova opportunità, un nuovo sbocco lavorativo anche alle aziende cantieristiche che sono attualmente presenti nel nostro porto. Il diporto di lusso potrebbe rappresentare, diciamo, una opportunità alla cantieristica di fare l'assistenza a quegli yacht di lusso che potrebbero venire a svernare nel porto di Ortona.